Legni di essenze pregiate e raffinati decori contraddistinguono i mobili barocchi di Pietro Piffetti. Al re degli ebanisti ed ebanista di re Carlo Emanuele III è dedicata la prima rassegna monografica inaugurata il 12 settembre a Palazzo Lascaris. Qui sono presenti un tabernacolo proveniente da Benevagenna e una coppia di stipi intarsiati in avorio. Curata dalla Fondazione Accorsi Ometto, la mostra ha una sede anche al Museo della Fondazione, dove tra gli altri capolavori è esposto un cofano forte, un rarissimo arredo recentemente restaurato. Come nasce l'idea della mostra su Pietro Piffetti? La mostra su Pietro Piffetti è una mostra che era già, era 50 anni che non si faceva più questa mostra, dal 63 che non c'era più questa mostra, e poi noi avevamo 7 pezzi di Piffetti, di cui il capolavoro, che è il mobile più importante del mondo. Mi è venuta l'occasione che a New York è passato il mobile da toilette della moglie di Carlo Emanuele III, e mi è andata bene, l'ho comprato, l'ho riparato e adesso è in mostra.